Non dico le mie opinioni, io sono Lucia e faccio parte del 3 ottobre e volevo solo sottolineare che la legge che è attualmente in discussione nelle commissioni parlamentari, approvata alla Camera e adesso passata alla Commissione Istruzione in Senato, oltre alle cose di cui diceva già il collega Latella prima, va a toccare una serie di questioni che sono pesanti per tutti, non soltanto per i precari, perché non è soltanto una questione di chiamata diretta, è una questione di consiglio d'istituto che diventa consiglio dell'autonomia con la presenza di almeno due personaggi che vengono da un non meglio precisato mondo privato. E qua da noi si potrà pensare che la compagnia delle opere la farà da padrona in tutti quelli che sono i corsi, come posso dire, a sfondo sociale, mentre le aziende cercheranno di accaparrarsi i posti per le scuole tecniche e professionali. Un consiglio dell'autonomia che definisce lo statuto, e ogni scuola può avere uno statuto diverso, e dentro lo statuto si definisce come si organizzano gli organi collegiali, vuol dire si definisce quella che è la vita della scuola, il tempo della scuola, la struttura, probabilmente anche il modo di assumere le persone all'interno della scuola e di distribuire le responsabilità. Il collegio docenti non esiste più, perché di collegiale non c'è più niente in una scuola del genere. Esiste il consiglio dei docenti, che è sostanzialmente esautorato, perché ha soltanto la possibilità di fare delle proposte. Già adesso comunque poteva essere messo in discussione su moltissime cose al consiglio d'istituto, ora lo è ancora di più. Non solo, il consiglio dell'autonomia definisce l'organo di autovalutazione. Attraverso l'organo di autovalutazione è stato sostanzialmente passato il test in Valsi come qualcosa di cui dobbiamo fare, qualcosa contro cui comunque abbiamo combattuto in questi anni, che ci viene fatta passare sotto il naso come se tutta l'opposizione che c'è stata l'anno scorso, due anni fa, non ci fosse stata affatto. Non solo, questo consiglio dell'autovalutazione definisce anche come lavoriamo, quali sono i risultati dei nostri studenti, e nella sua forma più semplice è composto da tre elementi: un docente, un genitore e un personaggio sempre del privato, da selezionarsi sulla base di non meglio chiariti criteri di competenza che nessuno capisce quali possano essere. Questo vuol dire che la componente docente all'interno della scuola avrà un ruolo completamente subordinato al preside e ai privati, che peraltro nel Consiglio dell'Autonomia definiscono anche i rapporti con il territorio. Quindi ci stanno preparando il tutto da noi col coronamento del progetto di legge Formigoni, che vuol dire ti chiamo io preside e ti do lo stipendio che io definisco, ti chiamo attraverso delle cooperative che ti pagheranno e ti tratteranno in una maniera che non è quella a cui noi siamo abituati, perché comunque la nostra è una precarietà per certi aspetti ancora dignitosa. Io sono stata precaria anche fuori dalla scuola, e la nostra è ancora una precarietà dignitosa, con una serie di diritti riconosciuti da donna e da madre, dico per esempio il diritto alla maternità. Queste cose noi le andremo a perdere, perderemo la libertà di insegnamento, che resterà, sì, forse sancita dalla Costituzione, ma nei fatti andrà perduta. Per cui secondo me questa è una battaglia, secondo noi, questa è una battaglia che ci riguarda tutti, perché ci risveglieremo in una scuola che non sarà più quella che conosciamo sostanzialmente.